Massimiliano Gaetano. Sì, avremmo dovuto fare un esperimento di democrazia diretta, però siccome si è portato piacevolmente il dibattito anche con l'amico di Banca Italia, era la prima volta che un di Banca Italia veniva. Ma è bello quando sono, cioè finalmente sì, li riesci a vedere in faccia, dopo che ti vabbè, ha avuto il coraggio di venire a Natale. Vederli in faccia è già una soddisfazione. E lo rimanderemo quando Marco magari farà un convegno con Solace Manfredi, magari riusciamo a fare. Questo esperimento richiede un tempo minimo di 40 minuti, quindi lo rimandiamo. E per rispondere alla signora che diceva che cosa possiamo fare, appunto, il senso di questo convegno era il problema non è esposto per intristire o per far incazzare la gente, perché poi in realtà questo tipo di notizie vengono agevolate anche perché comunque intristiscono o fanno incazzare, e che sono due stati d'animo con cui i banchieri manovrano molto più agevolmente le persone che non normalmente. La soluzione che proponiamo noi è la democrazia diretta. La democrazia diretta è un qualcosa che esiste, è un'utopia, ci sono dei pezzi di tutto il mondo, non esiste tout court, non esiste in maniera totale. Ci sono dei pezzi di tutto il mondo, c'è il villaggio partecipativo Porto Alegre, ci sono i referendum in Svizzera che è dietro l'angolo in Italia, che non ne parla nessuno, a Monaco di Baviera c'è un villaggio partecipativo, si tratta solo di prendere tutti questi pezzi e fare una proposta unitaria. Questo al fine di rispondere a questo potere bancario e piramidale, dato che se si fa anche altre strutture fatte di persone in buona fede, con cui poi si mette a capo una persona a capo di 100, il banchiere non compra 100 persone, il banchiere compra uno, la cima delle piramidine. Se però noi fossimo una struttura di democrazia diretta, il banchiere dovrebbe comprare o minacciare, perché questa gente viene con una mano, in una mano c'è un proiettile e nell'altra c'è una valigia piena di soldi. Se fossimo una struttura di democrazia diretta, per esempio in questa sala, il banchiere, in questo caso l'immobiliarista, perché nelle città hanno i loro gli schiavi dei banchieri sono gli immobiliaristi, dovrebbe comprare e minacciare la metà dei presenti. Rispetto a comprare e minacciarne uno è un po' più difficile. Quindi se pensiamo veramente di voler combattere, non contrastare, non combattere pacificamente con un certo Salvatore, e non giocare, perché fare organizzazioni politiche che vogliono contrastare i banchieri e poi hanno una struttura piramidale, stanno lavorando per i banchieri, secondo me. Quindi se non si vuole giocare, ma si vuole contrastare, si fa un'organizzazione basata sulla democrazia diretta interna, in modo tale che il banchiere o l'immobiliarista, per lui, o chi per lui, che viene con la pallottola e la valigetta di denaro, perché questo è, la realtà è questa, cioè pallottola o valigetta di denaro, queste sono le normali transazioni contrattuali che avvengono nel mondo. Se vogliamo sopperire questa cosa, l'unico modo per difendersi è avere una struttura di democrazia diretta, cioè vuol dire che le decisioni dell'organizzazione vengono prese minimo dal 50% più uno dei facenti parte dell'organizzazione. Se un D'Alema decide per 3 milioni di iscritti del PD, il banchiere, cioè non deve neanche dargli la pallottola, gli dà la valigetta a D'Alema perché è un politico, ma se il PD fosse strutturato in democrazia diretta, 1,5 milioni di persone dovrebbero ricevere la pallottola o la valigetta. Sarebbe un po' più complicato per Rothschild, Rockefeller, Morgan e compagnia cantante poter manipolare. Ci proverebbero lo stesso, però se vogliamo rendergli le cose più difficili funziona così. In alternativa si sta giocando. Ma comunque proseguo un attimo. No, non c'è bisogno del microfono. No, c'è bisogno, c'è bisogno. Che una volta che abbiamo 5 minuti no veloce una volta che stiamo in democrazia diretta pure non decade un po' il problema ideologico dei partiti, perché diventa non una questione di politica, alta politica, gestione della polis, della città, per cui destra, sinistra, centro sono tutto frutto dei banchieri che ci devono far litigare al bar per la Lazio, per la Roma, e nel frattempo loro, in questo caso per il PD con la L, senza L, e comunque loro continuano a fare il loro porco comodo. Okay. Allora, per approfondimenti su questo tema ci rivedremo la prossima volta, diciamo. Io ringrazio immensamente tutti voi che avete partecipato, spero sia stato di vostro gradimento e diciamo vi lasciamo così. Grazie. Senza vero.